Sono qui per manifestare la mia solidarietà ai due militanti di Potere al Popolo che sono stati oggetto di violenza squadrista ieri sera a Ponte Felcino, e a manifestare la mia preoccupazione in qualità di rappresentante delle istituzioni, una preoccupazione per questa tensione politica grave che si sta creando e che deve essere prima o poi risolta con un'azione da parte delle forze dell'ordine, delle autorità preposte, che mettano finalmente fuori legge le forze fasciste, le forze politiche che si professano il fascismo. E sono venuto anche a dire che ho presentato una mozione urgente che esporrò auspicabilmente nella prossima seduta del Consiglio il 27 febbraio prossimo, martedì 27. Con questa mozione si impegna la giunta regionale a sollecitare tutti i comuni umbri affinché adottino provvedimenti tali che qualsiasi entità che richieda l'occupazione di un suolo pubblico, l'occupazione di uno spazio pubblico, di un locale per manifestazioni politiche o altre tipologie di presenze politiche, debba firmare una dichiarazione nella quale si professano i principi della Costituzione e si rinneghi l'appartenenza al fascismo e al nazismo. Questa è la sostanza della mozione. Di fatto è quello che è stato fatto a Brescia, nel comune di Brescia, che ha ottenuto ha messo in campo questo atto del comune, che poi è stato oggetto di ricorso al TAR da parte di Casa Pound di Forza Italia, perso, un ricorso al TAR che è stato perso dalle forze neofasciste. Quindi questa sera a Perugia c'era la parte migliore della città, la parte antifascista, la parte che non ha chinato la testa, la parte che ha espresso con chiarezza solidarietà a Mario Roberto. A Perugia oggi però non abbiamo parlato solo di antifascismo, a Perugia oggi abbiamo lanciato un appello forte e determinato per domenica a lanciare una grande e partecipata manifestazione, ma una manifestazione che sia chiara nei suoi punti, una manifestazione che in primis chieda lo scioglimento immediato delle organizzazioni neofasciste, ma una manifestazione che rivendichi reddito, salario, lavoro, stato sociale, perché la difficoltà reale nelle periferie, nei quartieri abbandonati, la difficoltà reale per gli ultimi è quella di riuscire ad arrivare concretamente non tanto a fine mese, ma almeno alla seconda o la terza settimana. Quindi per noi l'antifascismo è questo, l'antifascismo è chi difende il reddito, l'antifascismo è chi difende il salario, l'antifascismo è chi difende il lavoro. L'antifascismo si fa tutte e tutti i giorni, non è uno slogan, non è campagna elettorale, l'antifascismo è quotidianità. Il presidio indica la volontà di respingere le provocazioni fasciste che hanno colpito due militanti di Potere al popolo. La solidarietà e la vicinanza che gli è stata espressa indica la presenza di un tessuto forte democratico in Umbria e nella nostra città. Va fatta assolutamente chiarezza su quello che è successo, è compito delle forze dell'ordine individuare le cause, i motivi e la meccanica dell'aggressione che hanno subito i giovani compagni. Il fatto che fortunatamente sembra che non siano gravi, questo è già un motivo di grande sollievo. Occorre ripristinare un clima democratico di confronto e occorre che la vigilanza democratica e delle forze dell'ordine repubblicane garantiscano ai cittadini e ai contendenti della campagna elettorale l'assoluta sicurezza. Un presidio riuscito, quello di Perugia, dove l'Umbria democratica ha dato una risposta importante rispetto all'aggressione che hanno subito due militanti di Potere al Popolo mentre stavano appunto facendo un'azione militante, che è quella di attaccare i manifesti durante la campagna elettorale. Cioè, nel momento più alto del confronto democratico, due compagni di Potere al Popolo hanno subito un atto vile e vigliacco pesantissimo, diciamo così. Io penso che la risposta di questa piazza è una risposta positiva, importante, anche per quello che potremo fare domani in questa regione, in questa città, e nello stesso tempo vorrei dire che gli organi preposti costituzionalmente
magistratura, procura, questura debbano in tempi rapidi e in modi risoluti dire chi sono stati i responsabili, perché questo è il modo migliore per difendere la Costituzione e la democrazia nel nostro paese, in Umbria e a Perugia.